Questa volta vi parlo di una cosa un po' strana, un po' nuova. Sentirete spesso nei prossimi mesi parlare di sinodo. Che cosa vuol dire? Una parola antica, una parola greca che vuol dire camminare insieme. E Papa Francesco ci ha chiesto di confrontarci con tutti, ma proprio con tutti, in un percorso, un cammino sinodale che vuol dire cerchiamo di ritrovarci nella fraternità per conoscerci, per dirci le nostre sofferenze, i nostri disagi, le nostre domande, le nostre gioie e su questo provare ad essere chiesa in un modo diverso. E allora io vi ho scritto una lettera che troverete nei prossimi giorni sui mezzi di comunicazione e sui siti delle due diocesi, Civitavecchia Vecchia Tarquinia e Porto Santa Rufina, per invitarvi a confrontarvi con la comunità cristiana. Ed è un invito che io veramente voglio rivolgere a tutti, non ci sono qui credenti o non credenti, è un invito a parlarci da fra fratelli per tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Vi prego di accogliere questo invito, io sono disposto a mettermi in gioco, a confrontarmi, perché la domanda fondamentale è questa: ma come i cristiani, la Chiesa possono stare vicini all'uomo del nostro tempo e come noi possiamo cercare di far parte di questa comunità e dare un nostro contributo? Partiamo da zero? No, partiamo da una storia. Vedete, alle mie spalle c'è il Forte Michelangelo, cosiddetto, che è la costruzione dell'antica marina dello Stato Pontificio che sta a Civitavecchia. Partiamo da una storia di millenni, una storia fatta di popolo di Dio, fatta di persone semplici che hanno creduto nella parola straordinaria del Vangelo e che su questa parola hanno costruito la rete della solidarietà, della vicinanza, della prossimità, la comunità. Ecco, noi vorremmo tornare ad essere sempre di più una comunità a partire dalla nostra storia e vorremmo con questa storia essere protagonisti del cambiamento, di questa epoca che sta cambiando, come ci ha detto Papa Francesco, in cui ci deve essere spazio per tutti, dignità per tutti, lavoro per tutti, diritti per tutti. Aspetto di potervi incontrare. Grazie.